Siamo i ragazzi del Book Blog, siamo qui con la signora Margherita Oggero. Signora Oggero, il personaggio di Camilla Baudino è molto celebre. Quanto l'ha ispirata la sua esperienza di insegnante per la creazione di questo personaggio? Beh, certo, è un personaggio molto legato alla mia esperienza, però non è un prof che ho conosciuto direttamente, è un po' un montaggio delle caratteristiche di tanti personaggi che ho conosciuto nel corso del mio insegnamento. L'unico personaggio che invece è costruito intorno a una collega davvero è la morta del primo libro, l'assassinata del primo libro. Passando invece ad un altro argomento, che è la condizione femminile in Italia. Che cosa ne pensa lei delle giovani d'oggi che, condizionate dal mondo della televisione, antepongono l'apparire all'essere? Purtroppo non è colpa di queste giovani ragazze, è colpa, se vogliamo, dell'educazione familiare, è colpa in parte della scuola che non le ha vaccinate contro questa invadenza dell'effimero, contro questa invadenza del mondo dell'apparire, e in minima parte poi è anche colpa loro, perché tutto sommato gli inviti a leggere, gli inviti a fare qualcosa di più produttivo dal punto di vista della crescita personale, che non abbandonarsi a, insomma, facili scorciatoie, beh, questa decisione dipende poi anche da loro, insomma. In minima parte, ripeto, perché così condizionate dal mondo che le circonda è difficile togliersi da questo circuito. Per concludere, solamente tra gli autori che lei ha conosciuto, che lei ha letto, qual è quelli che gli hanno ispirato di più per il suo ultimo libro, L'ora di pietra? Beh, io cerco di non ispirarmi mai ad altri autori, per il motivo elementare che un'opera dovrebbe essere originale, dovrebbe essere non debitrice di nessun apporto preciso verso altri scrittori. Certo, ogni opera è debitrice di tutte le letture che si sono fatte. Per cui non mi sentirei di dire questo libro, quest'altro libro, quest'altro libro. Direi di tutti gli autori che ho letto da quando avevo 14 anni, quindi da molto tempo fa ad oggi. Bene, grazie. Qui dalla redazione del Book Blog è tutto.